Tre gol tutti nel primo tempo ed il Pescara espugna il Rocchi di Viterbo. A nulla è servita la rete di Volpicelli nella ripresa ai laziali che si arrendono ai più quotati biancazzurri. Per gli adriatici è il settimo risultato utile consecutivo. Auteri, per forza di cose, conferma in blocco la squadra che ha battuto il Montevarchi con Dursi, Ferrari e Rauti in attacco. Punzi si affida al 4-3-3 con Semenzato a rilevare lo squalificato Pavlev sulla destra. Viterbese è meglio in fase di interdizione, ma ad avere la prima occasione il Pescara con Veroli che dagli sviluppi di calcio d'angolo si coordina bene al limite, ma la sfera termina fuori di poco con Fumagalli immobile. I ritmi non sono elevati, ma i biancazzurri con i minuti salgono nella qualità del palleggio e da buon giro palla che porta a isolare sulla sinistra Rasi. Il cross di quest'ultimo con il contagiri trova libero all'altezza dell'area piccola Ferrari. Per lui è un gioco da ragazzi mettere in rete. Gol numero 11 per l'attaccante che festeggia sotto lo spicchio dove sono assiepati i tifosi provenienti dall'Abruzzo. La squadra di Auteri non si accontenta e continua a spingere sfruttando bene i suoi esterni e come nell'occasione del primo gol l'azione parte dalla destra, sfera che arriva dal lato opposto dove Dursi, sfruttando la sovrapposizione di Rasi, con un destro a giro beffa sul palo lungo Fumagalli che nulla può sulla bellissima conclusione del giocatore in maglia numero 7. La differenza sul piano del gioco col passare dei minuti si fa più evidente, ma nemmeno la dea bendata da una mano ai laziali, quando al 39esimo sul lancio lungo di Memmusciai la sfera, dopo una carambola sulla testa di due difensori giallo-blu, rimane sui piedi di Rauti che non ci pensa due volte e con il destro scarica per la terza volta alle spalle di un incolpevole Fumagalli. Gioia anche per lui e quinto gol di stagione per il 21enne. I padroni di casa con l'orgoglio provano a rimanere in partita e danno un'occasione sul tramonto del primo tempo con Bianchimano, ma il nuovo arrivato affretta la conclusione di punta e non inquadra lo specchio. Cambia Punzi nell'intervallo che si mette a specchio al Pescara inserendo Ricci in difesa, Calcagni come quarto a centrocampo mentre in attacco c'è Polidori e per poco questo non dà ragione al tecnico laziale quando Volpicelli pesca sulla destra D'Ambrosio che di testa chiama gli straordinari Sorrentino che si fa trovare pronto dopo una prima frazione di tempo tranquilla. Visti tanti impegni da qui in avanti, Auteri prova a far tirare il fiato ai suoi mettendo in campo i baby Blanute e delle Monache. I laziali però non si arrendono, trascinati dall'ex Matelica Volpicelli che direttamente da calcio di punizione da distanza siderale pesca il coniglio dal cilindro e accorcia le distanze. Nulla da fare per Sorrentino. Il Pescara in contropiede non riesce a chiudere il match e rischia tantissimo alla mezz'ora quando Volpicelli chiama la conclusione dal limite Calcagni, ma a dire di no al classe 94 e la traversa. L'occasione al Pescara per chiudere la gara capita al 40esimo. Buon lavoro di Blanuta che rincorre un pallone vacante, lo serve al suo compagno di reparto, ma il tiro di Clemenza si ferma sul palo alla destra di Fumagalli. Si salva la Viterbese, ma gli assalti nei 4 minuti di recupero non danno gli effetti sperati. Con questa vittoria il Pescara aggancia il quarto posto e resta in scia del Cesena, ma mercoledì per la banda di Auteri sarà di nuovo campionato quando l'Adriatico Cornacchia arriverà la Carrarese.